Poi su Trauma e la musica di Pino Donaggio non sarei tanto, sì, tanto contrario, perché ha fatto una musica Più più americana, americana, ma perché poi era dedicata anche all'età di lei, che aveva 14 anni, quindi una certa dolcezza, una certa quasi zoccinatura di questa ragazza immigrata, che racconta una ragazza immigrata a Minneapolis. Claudio, vuol dire qualcosa in Di che aggiunta? cosa? Beh, ho visto che ha detto sulla musica, Giulia. Non lo so. No, devo dire che Dario ha lavorato con tutti i musicisti e siamo tutti molto diversi fra di noi. Forse è l'unico con il quale io posso avere un accostamento d'accordo con te. Tu sei un tastierista? No, io sono, beh, un violista, direttore Ah, ok, benissimo. d'orchestra, Comunque l'accostamento di noi tastieristi è Chitema, nel rock, la nostra icona, proprio il maestro. Però insomma Dario cioè io posso dire di aver avuto l'onore di avere il mio nome in mezzo a grandissimi musicisti da Morricone a Pino Donaggio, Giorgio Gasparini, Keith Emerson e quindi Bill Wyman, poi anche Brian Eno e tantissimi altri. Dario ha sempre avuto ha voluto spesso cambiare direzioni musicali. E fortunatamente, insomma, da parecchi anni ormai lavoriamo quasi sempre insieme. Quindi, però devo dire una cosa che io almeno ho sempre cercato di fare, è di non ripetermi mai. E molto spesso, magari molte persone si aspettavano sempre che la solita profondo rosso. No, invece ogni film almeno ho cercato di diversificarlo, dalla musica elettronica del Cartaio fino alla grande orchestra con i cori della Terza Madre. Ogni film di Dario è diverso e quindi secondo me era giusto che ogni film avesse una musica. Non avesse niente. La stessa trilogia che è cominciata con Suspiria, diciamo etnica elettronica, poi seguita da Emerson, molto classica. Con la Terza Madre ho cercato di